Ciao ragazze, allora, questo video ve lo faccio perché l'altra sera, girovagando su internet, mi sono imbattuta in una ragazza simpaticissima, che appunto parlava dei negozi nei quali si vestiva. Io mi sono molto immedesimata in lei perché, come lei descriveva appunto il tipo di ragazza cicciotta, io faccio parte di quella categoria, nel senso che purtroppo in molti negozi non mi posso vestire, quindi ho i miei negozi abituali dove trovo di tutto e dove mi trovo benissimo. E ascoltando il suo video, sono rimasta molto colpita dalla sua semplicità nel parlare appunto di queste cose, perché trovo che per molte persone sono ancora un po' un tabù, perché io penso semplicemente una cosa. Non si può giudicare una persona solamente dall'aspetto esteriore, e troppe persone invece lo fanno. Quindi trovo che bisogna parlarne per appunto sensibilizzare la cosa, e ho trovato veramente molto simpatico il video di questa ragazza. E appunto mi voglio accodare a lei, sperando veramente di creare una catena, in quanto veramente sul web si trovano solo ragazze perfette, belle, magre, che si vestono in negozi con taglie che non arrivano al di sopra della 44. Bene, allora, io non sono una 44, non sono una 46, non sono una 48, però mi vesto, cioè non è che vado in giro nuda. Quindi, in questo video vi voglio elencare un attimo i negozi dove mi vesto io e dove appunto acquisto io. Ci sono anche dei siti online dove io compro abitualmente, e molti negozi li ho sentiti anche dire nel video di questa ragazza. Quindi partiamo dal negozio che io adoro di più, quando ovviamente non ci sono gli sconti, perché se ci sono gli sconti non trovo assolutamente niente, ovvero H&M. Allora, H&M è un negozio che io ho scoperto quando sono andata in vacanza in Germania, perché è un negozio che in Germania non ha proprio niente a che vedere con i negozi italiani. Chi di voi è stato in Germania sa che qualunque tipo di negozio ha taglie superiori alla norma, ovvero taglie comunque molto grandi per quanto riguarda i vestiti, ma anche per quanto riguarda le scarpe, perché in Germania io sono entrata in diversi negozi di scarpe e ci sono taglie appunto di scarpe anche di 45 per donna, e da noi in Italia è una cosa allucinante, cioè non, nessuno fa. Arrivano fino al 41 e veramente chi ha il 41 è veramente in difficoltà. Quindi, chiudendo parentesi del fatto che io adoro la Germania in tutte le sue sfumature, ho conosciuto H&M in questo frangente appunto in Germania, e da allora ho sempre sperato che aprissero degli store in Italia. Quando finalmente lo hanno fatto anche nella mia città, ovvero Firenze, mi sono accorta che era totalmente sprecato il fatto appunto di avere uno stand, un negozio appunto in città, in quanto era veramente orribile. I vestiti non erano assolutamente simili alle collezioni tedesche, non erano presenti taglie grandi, e quindi ho trovato veramente un'inutilità assurda aprire questi negozi, insomma. Finché un giorno non sono andata a Roma, al centro commerciale Roma Est. Lì ho trovato veramente molto assortimento per quanto riguarda anche le taglie un po' più grandi, e mi sono un po' ricreduta, insomma. Fino a che non hanno aperto un altro negozio
al centro commerciale Gigli, che è a circa un'ora da casa mia. Bene, lì devo dire che trovo molti vestiti. Mi vesto spesso lì quando posso andare. Ci sono taglie abbastanza grandi, comunque hanno le misure straniere, quindi io mi trovo anche molto meglio. Io porto all'incirca una 42-44 di taglie americane e i prezzi sono molto contenuti, perché veramente si possono trovare pantaloni a 20 euro, maglie a veramente pochissimo. E una cosa che mi piace, di cui mi piace appunto, per cui mi piace H&M, è il fatto che ha molte cose di Hello Kitty, anche per quanto riguarda l'intimo o comunque per quanto riguarda gli accessori. Trovo che siano veramente cose carine. Quindi questo è un negozio dove io acquisto spesso se posso, anche perché mi piace molto il fatto che ha anche gli accessori e appunto tutte le cose che servono per creare un look. Non vi nego che quando posso scappo in Germania, a Monaco, e spendo lo spendibile. Veramente 2 anni fa sono andata in vacanza a Monaco e penso di aver speso 400 euro tra scarpe, vestiti, accessori, quindi veramente una cifra esorbitante. Però veramente i negozi che sono lì non si trovano qua da noi, quindi veramente spero quest'estate di poter andare a Monaco di nuovo e di poter far follie. Quindi il primo è H&M. Il secondo negozio in cui generalmente mi vesto è ProMode. ProMode, anche se nell'ultimo periodo i miei gusti non rispecchiano molto quelli delle collezioni ProMode, però comunque si trovano maglie carine a pochi euro, non costa tantissimo, e anche lì sono presenti degli accessori e comunque sono abbastanza carini. Un altro negozio dove mi vesto quando appunto ci capito e trovo tranquillamente le cose è appunto l'OVS, che ha, se si riesce a scovare bene, varie cose carine, anche per quanto riguarda l'intimo. Mi piace molto anche l'intimo perché comunque comprende anche cartoni animati e tante, appunto, tante cose per ragazze anche. Quindi all'OVS se posso capito spesso, adesso capito anche di più all'OVS in quanto hanno gli stand Essence e quindi vado il più che posso a vedere se escono nuove collezioni. E quindi diciamo l'OVS è il terzo negozio in cui acquisto. Un altro negozio dove acquisto quando posso è C&A, non so come si dice in Italia, no, non so come si dice all'estero, comunque CEA io dico. È un negozio che qui in Italia si trova difficilmente, non è molto facile trovarlo, però l'hanno aperto adesso anche nel centro commerciale I Gigli che vi dicevo prima. Ci ho fatto una passata diverse volte e ci ho comprato un abitino carino con i glitter che ho messo per Capodanno. Comunque è un negozio carino e anche quello ha taglie abbastanza grandi, anche se non ve lo sto a ridire, e i negozi all'estero, anche CEA appunto, ha delle cose spettacolari per un prezzo veramente irrisorio, però in Italia non sono così, quindi facciamocene una ragione e andiamo avanti. Non vi nego che prima o poi vorrei trasferirmi all'estero perché veramente è tutta un'altra vita per quanto riguarda tutto. Quindi però chiudiamo parentesi e andiamo avanti. E, altro negozio in cui io mi vesto spesso è il sito della Bonprix, appunto online. L'unico problema di questo sito è che la spedizione è molto lunga. Ci ho acquistato 2 o 3 volte, però le spedizioni sono quasi di un mese. Quindi non so quanto convenga poi acquistare, nonostante anche cioè, considerando il fatto che le taglie spesso
spesso non si azzeccano in quanto le vestibilità sono più grandi, sono minori, so di ragazze che si sono trovate male. Io per quanto riguarda la taglia non ho avuto grossi problemi, ho avuto un po' di problemi con le spedizioni, però è un altro, appunto, un altro discorso. Però comunque le cose sono carine, hanno un prezzo abbastanza contenuto, quindi è comunque un buon sito dove acquistare, anche se, appunto, vi dicevo, le spedizioni sono molto lunghe e quindi non so, bisogna vedere un attimo cosa preferite. Poi fatemi pensare, allora, un altro negozio in cui io, allora, apro un'altra parentesi, io trovo facilmente maglie, golf, golfini, intimo e tutto ciò che appunto ne fujo e tutto ciò che ne riguarda. Ho un po' più difficoltà a trovare i pantaloni, però in qualche negozio comunque li trovo. Poi io sono dell'opinione che non serve avere molti jeans, serve avere molte maglie o comunque molti cambi per quanto riguarda il sopra, perché con un jeans si può fare molti abbinamenti se si ha una buona scelta di vestiario, appunto di sopra. Quindi non ho grossi problemi per i pantaloni. Poi considerando il fatto che io adesso ho preso veramente una botta in testa per quanto riguarda i fuseau, quindi porto spessissimo quelli, adoro le maglie abbastanza lunghe, quindi che coprono i fianchi, trovo che siano veramente adatte a chi ha un po' di problemi di peso. E quindi fuseau, stivali e maglie appunto lunghe da spezzare con cinture o cose simili. Quindi diciamo che i fuseau li trovo un po' dappertutto per quanto riguarda appunto il vestiario. Poi negozi dove mi vesto sono vari, perché dipende un attimo da cosa trovo. Ad esempio io sono innamorata dei golfini di Sash, con appunto i bottoncini golfini classici, appunto a giacchini eleganti. Penso di aver comprato tutti i colori che sono usciti nella collezione, a partire dal nero al viola, al rosa, al giallo, il verde, il blu, tutte le ho comprate perché il prezzo era di 18 euro. Un prezzo all'incirca così, quindi li ho veramente svaligiati tutti. E anche di quei golfini lì io porto l'XL. La mia taglia oscilla da L a XL, dipende un attimo dalla fattura e appunto dalle marche. Però in Italia penso che questi sono i negozi in cui mi vesto di più, perché se faccio una mente locale sui miei vestiti, la maggior parte dei vestiti sono di H&M, perché veramente si trovi di tutto, dalle tute ai prodotti sportivi, all'intimo di Hello Kitty, all'intimo elegante, alle scarpe. Quindi veramente se faccio una mente locale, non ci sono più non sono più i negozi, appunto, sono questi i negozi in cui acquisto io, mi pare che non ce ne sono più. Vi ripeto, io non ho mai avuto grossi problemi a vestirmi, perché sono una ragazza che non si è mai fatta troppi problemi del proprio fisico, in quanto trovo che non sia la cosa principale, perché se una ragazza, una persona si sa vestire, si sa sistemare, truccare, pettinare, si sa valorizzare, anche se ha qualche chilo in più non è molto rilevante. Non ho mai avuto problemi sul lavoro e non ho mai avuto problemi con i ragazzi, quindi veramente non ho grossi problemi. Questi sono i negozi appunto in cui io mi vesto. Se avete delle domande basta che me lo scriviate sotto il video. Spero che la ragazza da cui ho preso l'idea non se ne offenda,
ma trovo veramente che sia utilissimo scambiarci questo tipo di idee, in quanto ci fa sentire meno sole, perché anche vedendo dei video su YouTube vedo veramente ragazze anoressiche che parlano solo di negozi dove veramente le taglie sono indicibili e sembra veramente che quando una ragazza è normale è orribile. Cioè, mi è capitato l'altra sera di leggere sul forum di Kiko su Facebook, dove parlavano di un'intervista di Mediaset, d'Italia 1, scusatemi, dove dicevano che la ragazza che ha il nickname di Pixivu era considerata cicciotta, no, sì, o cicciotta o sovrappeso, non mi ricordo come l'avevano definita. Io sono rimasta un po' male perché si è un po' perso, secondo me, la cognizione del dove fermarsi, perché si fa troppo veloce a offendere le persone, troppo veloce e sembra veramente che siamo al mercato. Mi è capitato di leggere tantissimi commenti offensivi sotto i video, proprio gratuiti, quando non sono inerenti proprio appunto, al motivo per cui siamo su YouTube. Quindi trovo che veramente più se ne parla, più magari riusciamo a far cambiare idea alle persone su questa cosa, perché trovo veramente che sia snervante e allucinante che ancora oggi nel 2011 si venga denigrate perché non siamo nella norma, non pesiamo 50 kg. Quindi veramente vi consiglio di fare anche voi un video risposta su appunto i negozi in cui vi vestite, anche per scambiarci un po' di idee e appunto avere altri consigli, altri locali dove magari poter andare a cercare il pantalone che ci sta bene. E niente, dopo questa lunga chiacchierata molto drammatica sulla nostra esistenza, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacio, ciao!